primi due punti della partita di Elisa Pontoni. Pjanović si lascia tentare per un attimo di andare al tiro, va da Pereston ed è sempre una buona idea. 11-0, 4 minuti e 10 sul cronometro. Morsiani si sblocca dopo quasi 6 minuti di partita a Faenza. Poi perde palla banalmente Faenza. Ancora Pereston, non ha paura, ci prova a conservare nella disponibilità di Udine. Fatica Udine in questa azione, ma poi la palla va da Pereston e la fatica non c'è più. Sprintare! Grandissimo canestro! Sì, dopo una virata, 19 punti per Pereston. Morsiani a battere da posto l'uno contro uno, va a segno Lucia Morsiani che non si arrende, non riesce ad andare al tiro, allora ci prova Pallardini, l'uno contro uno, bella assist di Pallardini per il canestro di 20, per Sonny Lunetta 24 punti per lei, facciamo che sono 25 e con questa la vince e porta la Del Serudine in finale, possiamo dirlo che è la prima finalista con 83 centesimi di questa Coppa Italia di A2 e Udine, possiamo dire che è giusto che gli ultimi due punti li metta Antonia Pereston che chiude una partita con 26 punti e 4 assist.